Niente, com'è andata? Sta andando male, bene. Bene, bene, nel senso che abbiamo fatto discussioni su questo. Abbiamo fatto. C'è un problema di teste. Abbiamo fatto una prima parte di lavori molto impegnativa sulle questioni internazionali, sulla grave emergenza Ebola. Ricordate che il nostro paese ha stanziato 50 milioni di dollari a seguito della conversazione telefonica con il presidente Obama e gli altri paesi del G7 la settimana scorsa. Abbiamo affrontato le questioni del momento, compreso la questione ciprota, che forse qualcuno di voi ha avuto modo di seguire. E adesso abbiamo una piccola pausa di 10 minuti e poi riniziamo e parleremo tutta la sera di questioni legate al climate change. E rispetto alle questioni economiche, sulle quali Sensi mi ha costretto a venire a relazionarvi, la discussione si terrà domani, come sapete, quindi non ci sono elementi di novità. Confermo che si tratta di fare una valutazione, direi, più politica di chi decide cosa che non tecnica, perché dal punto di vista tecnico le risorse e gli strumenti per trovare le soluzioni sono ampiamente a portata di mano, e credo che nella giornata di domani, magari alla fine della giornata di domani, potremmo organizzare un momento di incontro per poter approfondire nel dettaglio tutte le questioni che si saranno verificate e dipanate. Adesso io, con la vostra solidarietà, torno su. Possiamo chiedere se i 2 miliardi di cui ho parlato oggi sono aggiuntivi rispetto alla riserva di 3-4 annunciata con la presentazione della legge di stabilità? Ma sono questioni molto chiare. Nel momento in cui l'Italia rispetta il 2,9%, quindi rispetta il 3% del deficit, e sceglie l'aggiustamento strutturale nel draft di legge di stabilità dello 0,1, gli oltre 3 miliardi valgono in modo molto rilevante, per più dello 0,2%, per arrivare quindi a raggiungere una quota complessiva sugli aggiustamenti strutturali di oltre lo 0,3. Però noi non siamo adesso interessati a discutere se deve essere 0,1,02, 0,25, 0,3. Il punto vero è che noi vedremo domani se il concetto di circostanze eccezionali e di riforme strutturali e di significativa deviazione, che sono le tre espressioni che vengono utilizzate dalla Commissione, sono oggetto di una valutazione identica in tutti i paesi, e siamo assolutamente disponibili a livello tecnico a ragionare, a discutere e a trovare le soluzioni. Quindi rispetto alla sua domanda non sono aggiuntivi. Rispetto però alla discussione, per voi che conoscete gli strumenti europei, la questione è chi decide che cosa, cioè la significatività della deviazione, chi la decide? Formalmente è la Commissione che ne prende atto, la porta al Consiglio, il Consiglio valuta, poi la Commissione deve ritornarci sopra. Sono procedure alquanto articolate. Tutto questo però per dirvi come si tratti di una questione sostanzialmente semplice nella risoluzione, un pochino più complicata nella gestione politica, ma domani ci sarà modo di verificarlo e valuteremo. Orlando, volevo dire, non cambia il suo budget, lei farà lo stesso? Il nostro budget mi sembra messo come lei sa molto bene, quindi non vedo particolari problemi, gliel'ho già detto. Ci sono delle voci che noi abbiamo ottenuto appositamente da parte, vedremo quello che succederà, nel senso che il budget ovviamente cambierà nella discussione della legge di stabilità sulla base delle indicazioni parlamentari. So che vi può sembrare una cosa strana, visto che sono le 23.05 ora italiana, nonché ora bruxellese, però io ci tenevo molto
tramite vostro a fare gli auguri di buon compleanno, che ho già fatto per telefono, a un grandissimo italiano che è Alex Zanardi. L'ho sentito quest'oggi, so che magari vi interessa meno delle discussioni di Bruxelles, però ci sono milioni di persone che vedono in questo straordinario atleta l'emblema di un uomo che dà del tuo alla vita e che continua a dare prove di coraggio strepitose e bellissime. Ecco, io credo che Alex Zanardi rappresenti l'Italia più bella e più in generale quelli che non si arrendono mai. Io volevo fargli di cuore in bocca al lupo, il buon compleanno e naturalmente ringraziare tutti voi per questa serata che immagino per voi finirà qui, mentre io con grande gioia adesso torno per parlare di climate change. È stato presentato un progetto di leggera modifica rispetto alle questioni di stamani, quindi andremo a verificarlo adesso paragrafo per paragrafo. Sono convinto di andarci con la solidarietà dei giornalisti più presenti. Come? Dunque, un secondo, voi mi aspettate qua, è una minaccia. No. Io non parlo. No. Ci pagano per aspettarla qua, quindi. Ci pagano per aspettarla qua. No, vabbè, questo dimostra il senso delle difficoltà di questo paese. Sì, fa parte ancora del Consiglio europeo, per cui ci ha parlato, ci ha discusso, scherzato e sorriso come sempre. Vorrei che ciascuno di voi avesse grande serenità per questa meravigliosa serata che ci attende. Vi auguro ora di restare qui e sono molto felice di vedervi tra circa 3 o 4 ore, perché temo che la discussione su climate change andrà avanti e poi domani mattina si riparte. Capite che io adoro questi palazzi, sono felicissimo di queste meravigliose riunioni. E con questo prendo e seguo Sensi, che credo non mi manderà più giù a questo punto nelle pause. Come? Se l'obiettivo era quello. L'obiettivo, questo è l'obiettivo raggiunto, vediamo gli altri. Ciao, buon lavoro. Posso tornare su, sono autorizzato adesso.